Cappuccino news. Scherzi con me? Ah sì? Grande Italia, vi ho già detto che vinciamo gli europei. Quello poco mi assicuro. Una GG in porta, una cosa piccola. GG in porta, abbiamo già vinto. Pelé, ascoltate, non essere uno di questi giovani che iniziano a giocare a caso, beccano i soldi sempre a fighe. Pelé, cosa fai? Perché sbagli quei gol? Pelé, sta attento, eh? Quello mio 2-0 che ho detto. Era su Immobile. Sei presente quando correva Immobile che ha fatto quei Turchia, Courtois, come che ti chiami? Tu sei gay. Come fai a buttare quella palla fuori? Quello era il mio 2-0. Perché quella corsa che ha fatto Immobile con la palla lì era gol. Se Courtois non fosse gay non avrebbe mai parato quella palla. Che cazzo vai lì a fare? E poi la palla è arrivata su Pelé. Poi hai fatto gol, ma prima avevi sbagliato una palla gravissima, eh? Non fare più amico, se no ti buttano in panchina, sorella, fai gol lui. Grande Candreva, continua così, vecchio, continua così. Italia, se non ci fosse Isis, voi non conoscete, state lì a fare dribbling. Chi è Hazard? Lascia stare. Punta, butta sulla fascia, va a fare cross, amico. Non c'è tempo da fare Messi. Italia, se non ci fossero Isis, sarebbe tra tutti gli 8 pianeti sulla Terra, sarebbe il primo paese su di tutti più terrorista. Come fai a mettere Buffon, Brazzaglio, Bonucci, Chiellini? Ehi, in difesa, la porta è chiusa, muro dietro. Solo una persona di loro, Brazzaglio, Bonucci, Chiellini. Solo una persona in forma, tu non puoi fare gol. Chi è Hazard? Amico, lascia stare, va a cagare. Attrini sull'arrivo.